Oggi vediamo uno dei dolci a cucchiaio più famosi e più versatili al mondo, la panna cotta, e vedremo anche due salse, una ai frutti di bosco e una al cioccolato. Scopriamola insieme. Mettete in ammollo la gelatina in acqua fredda. Nel frattempo in una casseruola versate la panna, lo zucchero semolato con la vaniglia, portate sul fuoco, dovrà arrivare a leggera ebollizione, togliete subito dal fuoco, versate tutta quanta la gelatina senza strizzarla, fate sciogliere, passate in un contenitore alto e stretto, mixate con un mixer di immersione. A questo punto dovrete filtrare il composto ed è pronto da versare nei bicchieri o nei stampini monodose. Fate riposare in frigo per 4 ore. Per la salsa frutti di bosco, versate in una padella i frutti di bosco, lo zucchero semolato, il succo di limone, fate cuocere per 10 minuti. Dopo la cottura, versate in un contenitore, mixare bene, passare per ottenere una bella salsa liscia. Per quella al cioccolato, versate in una casseruola cioccolato, latte, fate sciogliere senza far bollire, chiudete il fuoco, versate il burro, mescolate e anche questa salsa va solo fatta raffreddare. Ora che avete le vostre salse pronte, prendete la panna cotta dal frigo, mettete la salsa in superficie, circa un centimetro, decorate con del cioccolato oppure dei frutti di bosco freschi. E a questo punto la vostra panna cotta al cioccolato e frutti di bosco è pronta, golosissima da portare in tavola. Per la versione monodose prendete lo stampino, immergetelo in acqua calda per farlo staccare, rovesciatelo su un piatto e finite in superficie con la salsa che preferite. Fidatevi, otterrete una panna cotta cremosa in bocca ma non gelatinosa, davvero golosa e irresistibile.